Il prisma retto in questo caso ha una base, ha per base un rombo. Questo rombo ha il perimetro di 156 cm e una delle diagonali, io ho segnato DB, lunga 72 cm. Il problema ci dà il volume del prisma, che è di 19.440 cm3, e ci chiede di trovare l'altezza del prisma. Se ricordate, il volume del prisma è dato dall'area di base per l'altezza. Da questa formula possiamo ricavarne una inversa che ci dice che l'altezza sarà uguale al volume fratto l'area di base. Ora, il volume lo conosciamo, se conoscessimo anche l'area di base potremmo facilmente calcolare l'altezza del prisma. Come fare a calcolare l'area di base? Noi abbiamo a che fare con un rombo, perciò dobbiamo ricordarci che l'area del rombo è uguale a diagonale 1 per diagonale 2, tutto fratto 2. Io conosco una delle diagonali, mi manca l'altra per poter conoscere l'area del rombo. Come posso conoscerla? Se vedete, le diagonali dividono il rombo in quattro triangoli rettangoli equivalenti tra loro. Prendiamo per esempio COD. Di questo triangolo COD conosco OD perché è la metà della mia diagonale di B, quindi OD sarà uguale a 72 cm fratto 2, che è uguale a 36 cm. Conosco anche il lato, l'ipotenusa di C. Infatti, DC non è altro che il perimetro del rombo, 156 cm fratto 4. 156 diviso 4 ci dà come risultato 39 cm. Ora, con questi due dati posso applicare il teorema di Pitagora e trovare metà diagonale minore OC. OC sarà infatti uguale a l'ipotenusa, quindi DC alla seconda, meno il cateto maggiore, OD. Disegno un po' meglio, scusate, OD alla seconda. Sostituisco ai nomi dei segmenti i numeri, quindi radice di DC alla seconda è 39 cm alla seconda meno OD alla seconda 36 cm alla seconda. Quindi otterrò 39 alla seconda, che fa 1521 centimetri quadrati meno 36 alla seconda, che fa 1296 centimetri quadrati, sempre sotto radice. Svolgiamo il calcolo, quindi 1521 meno 1296, otteniamo radice di 225 centimetri quadrati, che è uguale a 15 centimetri. In questo modo ho trovato OC, ovvero il cateto minore. La diagonale AC sarà uguale a OC per 2, cioè 15 per 2, 15 centimetri per 2, che fa 30 centimetri. Ora ho sia la diagonale maggiore sia la diagonale minore, posso calcolare l'area di base. L'area di base sarà uguale a diagonale maggiore, quindi 72 centimetri per diagonale minore, 30 centimetri, eccola qua dove l'ho trovata, tutto fratto 2, il che si traduce, semplificando il 2 col 30, in 72 per 15 centimetri, che fa 1080 centimetri quadrati. Non mi rimane che applicare
questa formula per trovare l'altezza. Quindi l'altezza sarà uguale al volume che mi era dato dai miei dati, 19.440 centimetri cubici, fratto 1.080 centimetri quadrati. Centimetri quadrati si semplifica con centimetri cubi e poi facciamo 19.440 diviso 1.080, che ci dà come risultato 18 centimetri. Ed ecco risolto il mio problema.